cosa da basta un voto da 9 a 6. Ma oggi non preso la quindi, ancora chi sono gli altri? Dunque. Qui ci avete, per quelli qui in presenza, ecco, ho aperto l'argomento numero 11 che si intitola appunto D'Annunzio, e ci avete la cartellina, quella che ogni tanto usiamo, no? Ma in questo caso è assolutamente indispensabile, perché ci metto questa slide che insomma non avete sul vostro manuale. Ho tanto per curiosità, intanto vediamo un attimo, soltanto oggi, vediamo se ci riusciamo. Vediamo un attimo velocemente i momenti emergenti della sua vita. Non so se ci fate caso, di solito quando presentiamo un nuovo autore, la mappa è abbastanza striminzita. Guardate qua che roba, cioè, non è mai stato fermo questo signore. Guardate quanti posti significano qualcosa per la sua biografia, no? Allora, intanto ovviamente questa è una premessa che sembra inutile, però la faccio lo stesso. D'Annunzio fa parte del simbolismo italiano. Oddio, volendo allargarci molto, fa parte anche del decadentismo italiano in generale. Cioè dentro di lui ritroviamo miracolosamente, ma lui è una specie di spugna, quindi prende tutto quello che viene dall'Europa, insomma dalla Francia. E lui è assolutamente intriso di tutto quello che abbiamo visto finora, quindi simbolismo, estetismo, senso di decadenza, erotismo, insomma, è in pratica D'Annunzio basterebbe da solo per esemplificare quello che stiamo dicendo ormai da parecchie settimane, insomma, è decadente, ok? Decadente di successo, poi su questa cosa della sua promotion, della sua autopromozione, proprio dal punto di vista molto moderno, molto al passo con i tempi, ne parleremo la prossima volta. È un abruzzese, nasce a Pescara, se volete essere precisi, nel 1863. E la famiglia è benestante, insomma, è borghese, quindi gli ha permesso anche di studiare presso un collegio importante che non è in Abruzzo, ma è vicino Prato, quindi dalle parti di Firenze, il famoso collegio Cicognini, che ancora oggi ospita, come dire, i rampolli dell'alta borghesia fiorentina, se ce ne sono ancora, non so se l'avete mai sentito. E va bene a scuola, ma sì, va bene in tutte le discipline, un grande. E lo studente modello, attenzione però non è un secchione, è che lui ha una mente notevole. Finisce il liceo, si trasferisce a Roma, ecco lì finisce la sua carriera scolastica, precipita nella mondanità romana, un po' come Oscar Wilde, no? Che frequenta i salotti dell'aristocrazia e della borghesia romana, gli ambienti intellettuali più alla moda, insomma, non porta a termine uno studio universitario che manca cominciato. Come fa a campare? Comincia fin da giovanissimo a collaborare a giornali, anche il Messaggero, il giornale Roma, riviste letterarie, però lui si specializza, visto che frequenta questo bel mondo, diciamo così, oggi si direbbe nel gossip, cioè nelle cronache di grandi eventi, no? dell'alta società romana, in cui lui è molto popolare, insomma. E quindi, ecco, si specializza in queste cronache che suscitano interesse del pubblico e, insomma, comincia a farsi largo, no? In questo ambito. Nel frattempo, voglio essere giusto, no? Aperta parentesi, a me D'Annunzio di una antipatia pazzesca, però è un mio problema, però è importante. E ovviamente in questo periodo sta anche scrivendo poesie, poi lui è uno che scrive di tutto, critica, e poi Oscar Wilde, ce l'avete presente? Solo che non finirà male con Oscar Wilde, come Oscar Wilde. Quindi che ne so, opere teatrali, romanzi, poesie, racconti, cioè è un poligrafo, come si dice in questi casi, cioè scrive di tutto. Nel 1883, attraverso queste frequentazioni fiche, scusate il brutto termine, si sposa un'aristocratica romana, guardate, Maria Hardouin di Gallese, anche doppio cognome, come vedete. Ma però l'abbandona dopo pochissimo tempo. Cioè, intanto succhia i soldi di questa donna e da lì in poi, praticamente, quando lascia la moglie, c'ha una caterva di donne. Cioè, veramente, lui si vantava di aver amato decine e decine di donne, sempre ragazzi appartenenti agli ambienti che lui frequentava.
Forse l'unica, la donna più importante della sua vita è stata probabilmente un'attrice di teatro che poi fece anche l'attrice durante il periodo muto del cinema, forse l'avete sentita, Leonora Duse è stata forse la relazione che l'ha travolto di più e viceversa. Oh, però siccome poi i soldi non bastano mai per frequentare quei posti che gli piacciono, nel 1910, diciamo così, si trasferisce, dice molto elegantemente la vostra slide, in Francia, perché i creditori lo inseguono, cioè dice, senti, ce li dai i soldi? E questo, siccome non ce l'ha, espatria, in modo che sta al riparo da chi gli ha fatto credito. Però torna in Italia nel 1915, quando l'Italia scende in guerra, la prima guerra mondiale. Pensate, lui, vedete che tipo è? Si arruola volontario e fa anche delle cose che rimangono nella storia di quel conflitto, cose assolutamente inutili, ma molto bene, molto audaci, diciamo così. Per esempio nel 1916 sorvola Vienna, che era la capitale dell'Austria, che era la nostra nemica, e tira dei volantini dall'aereo con scritto via l'Italia, cioè provocatorio, non so. E partecipa anche ad altre imprese altrettanto stupide, però che dimostrano il suo coraggio, no? Per carità. E in un incidente aereo durante la guerra perde un occhio, quindi c'è un brutto atterraggio, salva la vita, però sbatte violentemente la testa e c'è praticamente un distacco della retina, ha entrambi gli occhi, solo che un occhio lo perde e l'altro no. E diventa temporaneamente cieco, e però poi l'altro occhio, uno dei due occhi, insomma, lo recupera, quindi per fortuna. Però un occhio è smontato completamente, cioè non... sì, no, ma senza... sì, lui amava anche portare una benda, perché dimostrava la sua... E nel 1919, ecco, sentite qui che altra roba, no? Politicamente come lo collochiamo? È un nazionalista, quando esce fuori il fascismo è anche fascista. E nel 1919, malgrado quello che era stato promesso all'Italia, la città di Fiume, che sta sulla penisola di Istria, viene data alla Jugoslavia, un paese che viene praticamente formato attraverso i trattati di pace che chiudono la prima guerra mondiale. Dice, no, non è giusto, Fiume italiana, raccoglie centinaia e centinaia di volontari che lo seguono e occupa la città di Fiume per circa un annetto, con l'imbarazzo terribile del governo italiano. Dice, ma che cacchio? E alla fine il governo italiano manda lì delle truppe e sbaracca questa occupazione. E quindi fino al 1920, però dal 19 ci sono questi volontari di D'Annunzio che inaugurano anche a Fiume una specie di repubblica molto, molto trasgressiva. In effetti c'è una specie di costituzione, poi se vi volete divertire andate a leggere, dove c'è la parità assoluta fra uomo e donna. È molto interessante questo esperimento, però dura poco, diciamo così, per fortuna, tutto sommato. E nel 1921, diciamo che lui lascia, vista anche la sconfitta militare e politica dell'occupazione di Fiume, lascia la vita pubblica che ha portato avanti per tanto tempo, si rifugia in una villa sontuosa, ma peggio, poi vi faccio vedere delle foto degli interni e degli esterni di questa villa sul lago di Garda, che lui chiama il Vittoriale degli Italiani, cioè dovrebbe essere una villa celebrativa delle vittorie degli italiani durante la prima guerra mondiale, e lì in questa specie di museo, perché sembra un museo, lui ci raccoglie tutti gli oggetti della sua vita che hanno significato qualcosa, l'arreda con gusto terribile, proprio veramente super estetico, no? Super edonista, tappezzerie pesanti, mobili preziosissimi, insomma, eccetera. E lì però trascorre gli ultimi anni della vita, vedete, dal 21 al 38, insomma, che non sono pochissimi, no? Resta lì, una specie di, come si dovrebbe definire, una specie di esilio. Sì, perché il fascismo e Mussolini soprattutto, del quale si è detto spesso che D'Annunzio scrivesse i discorsi, ma non so se è vero, era quasi un po' geloso della popolarità di questo signore, no? Che, come diremo poi nella prossima puntata, non è solo un intellettuale, è anche un agitatore delle masse. Per esempio, uno che quando si doveva decidere se l'Italia doveva partecipare o no alla prima guerra mondiale, organizzò insieme ad altri nazionalisti delle manifestazioni di piazza. Quindi lui ambiva a essere,
intellettuale, scrittore, artista, però anche promotore di attività politiche, insomma, no? E, ecco, gli ultimi anni sono un po' tristi, in effetti lui si chiude in questa specie di sagrario che rende omaggio alla sua vita, praticamente, e poi muore lì, sul lago di Garda, nel Vittoriale, un po' tenuto a bada dal regime fascista che, ripeto, soprattutto nella figura di Mussolini, temeva l'eccessiva popolarità di questo signore che poteva competere, no, con la popolarità che negli anni 20 Mussolini stava faticosamente, insomma, raggiungendo qui in Italia, no? Quindi dopo la marcia su Roma, dopo la conquista dello Stato, insomma, Mussolini doveva restare solo, no? Invece c'era sto D'Annunzio che lo disturbava, diciamo così. Va bene, quindi questo è un po' una prima